Farsi respirare di palio steso il tuffo in Piazza del Campo, lunedì la presentazione del drappellone. Verso il palio il capitano della Chiocciola, una sola punta nel lotto, abbastanza rischioso. Sanità, AS Toscana Sud-Est e Scotte accolgono la proposta dell'assessore Giordano, sì a un tavolo permanente. Lo sport, Mezzana Basketball Academy, l'ora dello spin-off si avvicina, Saccone resterà un legame forte. Tutto questo e molto altro ancora fra poco all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Senna TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Apriamo con il palio, un risveglio, meraviglioso per tutti i senesi e i contradaioli fin dalle prime ore della mattina. I tecnici comunali infatti sono messi al lavoro per stendere il tufo in Piazza del Campo. I dettagli nel servizio. Sono cominciate intorno alle 3 di stanotte le operazioni di stesura del tufo nell'anello di Piazza del Campo da parte dei tecnici e degli operai del comune. Un'operazione sempre uguale, ma sempre ugualmente emozionante e rassicurante nella sua regolarità. Passo dopo passo, Piazza del Campo sta indossando il suo vestito più bello, quello della festa, preparandosi alla carriera del 2 luglio. Intanto cresce l'attesa per la presentazione del drappellone realizzato dall'artista Roberto Di Iullo. Lunedì alle 19, infatti, nel cortile del Podestà di Palazzo Pubblico, il sindaco Nicoletta Fabio svelerà il drappellone per il palio del 2 luglio. Sarà lo storico Duccio Balestracci a presentare l'opera del pittore, già noto alla città per la sua personale a Magazzini del Sale e per aver partecipato più volte alle edizioni di Cavalli d'Autore, mostra collettiva al Santa Maria della Scala. Durante la cerimonia verrà inoltre illustrato da Riccardo Manganelli il Masgalano per le due carriere di questo 2023. E ricordiamo che Radio Senna TV sarà in diretta da Piazza del Campo a partire dalle 18 per seguire la presentazione. Ma restiamo a parlare di palio. Anche Alessandro Maggi, capitano della Chiocciola, si unisce al partito di chi spera che nell'otto siano presenti più punte e non solo una. Lo abbiamo intervistato durante le previsite. Diamo un'occhiata un po' a tutti, ma insomma ecco, diciamo che qui noi vediamo poco, ecco, praticamente vediamo le condizioni estetiche, poi dopo sarà i medici veterinari giudicare quello che sarà. Si parla però di tanti cavalli, un buon numero, si può quindi andare verso un buon lotto, qual è un po' anche la volontà di voi capitani, ovviamente in particolare della Chioccia? Allora, il lotto sicuramente ci sono dei soggetti interessantissimi, anche un po' meno conosciuti, hanno corso meno, chiaramente quelli più ambiti sono, sappiamo quali, vediamo se si riesce a portarli avanti. Chiaramente un cavallo solo, non so, abbastanza rischioso, ecco, diciamo pure così, però poi ci sono gli altri che secondo me sono alla pari, ecco. Si parla tanto, diciamo, di Violenta da Clodia, e poi magari fuori Remorex e tale e quale. È un'ipotesi che circola. Ma se i cavalli stanno bene non vedo perché si devono mettere fuori. Cioè, i cavalli ci sono le previsite, apposta ci sono i veterinari, i tecnici che giudicheranno loro se possano stare dentro o meno. Io sono favorevole se ci sono un po' tutti. Cioè se c'è Violenta, se è tale e quale, Remorex, Viso d'Angelo. Zio Frank, va bene, va benissimo, sono cavalli ormai anche collaudati, quindi sanno loro dove mettere i piedi, sono cavalli che se stanno bene sono una garanzia. Ecco. Ecco, quindi il problema magari è se ne rimangono pochi di questi, un numero più basso. Io gliel'ho detto prima, è chiaramente se ce ne deve essere uno solo, secondo me è un po' da kamikaze, ecco. E alla clinica veterinaria del Ceppo, presente anche Elias Mannucci, sentiamo l'intervista realizzata da Viola Carignani e Veronica Costa. Elias, hai portato 3 cavalli, ci puoi dire quali sono? I cavalli, le ho confesso, conosciuto, ho già fatto pali, e Ani Cripta, anche loro hanno fatto provincia già prove notte, e Ani ha fatto anche la tratta l'anno scorso, e potranno rifare la tratta tutti quest'anno, credo. Se tutto a posto Reo andrà diretto alla tratta, penso, quest'altri faranno prove di notte e poi tratta se tutto bene. Più un cavallo che potrebbe, no, rientrare nell'8 di 10. Sì, dai, credo a regola non ci siano tanti dubbi, poi dopo sta a veterinari ora a vedere se tutto è a posto e a capitani scegliere dopo. Senti, visto che se ne è parlato molto in questi giorni, pensi che sarà un lotto con delle punte, in caso anche con solo una, oppure insomma servirà almeno un numero
un po' più alto per prendere i cavalli, diciamo, vittoriosi di almeno un palio? Per ora, diciamo, ci sono un po' di idee contrastanti. Un giorno va bene una, un giorno ci vogliono tutti, un giorno ce ne vuole due, un giorno ce ne vuole nessuna. Quindi vediamo un pochettino in fondo cosa verrà fuori. Vediamo. Il tuo parere qual è? Mio parere, se ci sono tutti quelli buoni, meglio. Il lotto, il livello si alza un pochettino e anche noi, diciamo, che si viene dopo le punte, ci sta di montare un cavallo un po' più competitivo. Diciamo, di base l'idea è questa, poi non è sempre così, come non è sempre se viene un lotto basso e monti un cavallo peggio, dipende un po'. Ha detto il capitano del Nicchio ieri che hai due caratteristiche che sono utili per la piazza, cioè sei un partente e non cadi, non sei caduto. Fai un allenamento speciale, qualcosa? No, intanto speriamo di mantenerle ad andare avanti così e poi dai, siamo tutti allenati bene, poi dipende un po' dalle situazioni, se diciamo ti viene palio bene è più facile sempre rimanere a cavallo, le corse anche, poi gli incidenti di percorso ci stanno a tutti, ognuno cerca di averne il meno possibile. Passiamo adesso a Banca Monte dei Paschi di Siena. Federico Di Marcello, confermato segretario FISAC, oggi si è svolta l'assemblea che ha eletto gli organismi dirigenti. Vediamo. Oggi abbiamo eletto i nuovi organismi come da statuto della CGL, ogni 4 anni noi rinnoviamo gli organismi. Io sono stato confermato come segretario responsabile della banca Monte dei Paschi per la FISA, che Stefano Carli, segretario responsabile per il gruppo Monte dei Paschi. Noi sin da lunedì ci rimetteremo al lavoro per andare ad affrontare le tematiche che attualmente sono sospese con l'azienda, tematiche di tipo organizzativo per cercare di andare a colmare le lacune che attualmente ci sono nell'organizzazione della banca a causa dell'uscita di oltre 4.000 persone avvenuta lo scorso 1 dicembre, e poi vorremmo cominciare a riattuare una politica di tipo riacquisitivo per tornare un po' alla normalità anche auspicata dall'amministratore delegato, più che auspicata, proclamata giustamente dall'amministratore delegato dopo i buoni risultati della banca, e quindi tornare anche a parlare di per esempio premio aziendale e perché no tornare a parlare finalmente di assunzioni in Banca Monte dei Paschi. Federico Di Marcello, confermato nel ruolo di segretario della Banca Monte dei Paschi, sarà impegnato fin da subito nel confronto con l'azienda su tematiche che sono già sul tavolo di trattativa, come le assunzioni, lo sviluppo professionale, il premio aziendale, per dare così risposte ai lavoratori di Banca MPS. Durante l'assemblea è stata posta inoltre l'attenzione sulla situazione del settore del credito, sulla fase di rinnovo del contratto collettivo nazionale. L'assemblea ha avuto 120 delegati circa, ci sono stati oltre 50 interventi in cui si è sviluppato il dibattito sia sulle tematiche di attualità della banca e delle problematiche che le lavoratrici e i lavoratori quotidianamente affrontano, sia, e sarà fatta da quasi tutti gli interventi, un'analisi sui possibili scenari futuri della banca. Noi non possiamo andare ad influire su eventuali scelte dell'azionista, che ricordo è sempre lo Stato con circa il 64% del capitale azionario. Però ribadiamo sicuramente che per noi la priorità è la tutela dell'intero perimetro aziendale, è la tutela del lavoro e dei lavoratori senza lasciare indietro nessuno. Ad oggi noi non possiamo, non conosciamo uno scenario diverso, nonostante tutti i rumors che quotidianamente sono sulla stampa e anche sulla stampa specializzata. Non possiamo far altro che stare attenti a tutti i possibili sviluppi, ma la FISAC del Monte dei Paschi c'è e starà sicuramente attenta per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Passiamo adesso alla sanità. L'ASL Toscana Sud-Est e l'azienda ospedaliera universitaria senese accolgono la proposta dell'assessore Giordano. Sì a un tavolo sulla sanità, il servizio. L'assessore Giordano, il nuovo assessore alla sanità, ha lanciato la proposta di un tavolo permanente sulla sanità che coinvolga chiaramente le scotte, l'ASL, l'università e tutti i vari enti del caso. Le chiedo un suo pensiero al riguardo, se secondo lei può essere un'idea da valutare. Ma guardi, io ho letto questa dichiarazione dell'assessore, penso che sia giusto e opportuno che le istituzioni ne discutano nelle sedi istituzionali. Io colgo favorevolmente qualsiasi iniziativa la politica fa, però darò una risposta ufficiale quando avrò parlato con l'assessore.
Così il DG delle Scuote di Siena ha commentato il tavolo permanente sulla sanità senese proposto dal nuovo assessore con delega alla sanità Giuseppe Giordano, che intende riunire in un tavolo stabile tutti i soggetti che operano nella sanità territoriale, cioè Università degli Studi di Siena, azienda ospedaliera ASL Toscana Sud-Est e amministrazione comunale. Anche la direzione generale dell'ASL Toscana Sud-Est accoglie con favore la proposta. Secondo il direttore generale Antonio D'Urso, la richiesta fatta dal neo assessore è positiva, perché ogni possibilità di incontro e di scambio è utile per migliorare gli aspetti critici e dare prospettiva al sistema salute del territorio. L'amministrazione comunale ha dichiarato una manifestazione di apertura nei confronti delle strutture sanitarie del territorio, un invito assolutamente accolto e gradito, che ci permette, fatto questo, che ci permette di proseguire nell'opera di miglioramento dei servizi sanitari. Abbiamo un'importante scommessa che è la nuova sede di Viale Sardegna, abbiamo i posti letto di cure intermedie all'ex ospedale psichiatrico, i posti letto di hospice. La città di Siena soffre di una situazione non particolarmente felice sulle cure palliative, quindi sono tutti temi su cui l'affiancamento tra ASL, azienda ospedaliera, e amministrazione comunale, oltre che regione, è assolutamente un driver importante. E sempre restando a parlare di sanità, abbiamo chiesto a Simone Bezzini, assessore regionale, come sta la sanità toscana. Sentiamolo nell'intervista. La sanità toscana è una sanità che vive una sorta di dicotomia, di contraddizione, di situazione bipolare, così forse, diciamo, questi sono un po' i modi in cui la potremmo definire, perché da una parte continuano ad arrivare valutazioni, nelle ultime ore quelle della Fondazione Gimbe, ma lo stesso Ministero della Salute con i livelli essenziali di assistenza, la stessa agenzia Agenas, che individuano, diciamo, la regione toscana ancora tra le regioni con le performance migliori in termini di qualità e quantità dei servizi assicurati ai cittadini. Ripeto, lo dice il Ministero della Salute con i LEA, dove ci colloca al secondo posto dopo l'Emilia Romagna, lo ha detto la Fondazione Gimbe studiando anche report delle Corte dei Conti sul recupero, diciamo, delle prestazioni post-pandemiche. Agenas ha testimoniato come sulle visite specialistiche la Toscana sia l'unica regione ad aver fatto un piccolo incremento rispetto al 2019 nel 2022, mentre tutto il resto d'Italia è in regressione. Eppur tuttavia non ci sfuggono, diciamo, le criticità che ci segnalano gli operatori e i disagi che ci segnalano i cittadini in termini di liste di attesa o di attese nei pronti soccorso, o in alcuni contesti territoriali anche relativi alla carenza dei medici di famiglia. Quindi, da una parte dobbiamo sicuramente preservare la qualità dei servizi, dall'altra dobbiamo, come abbiamo fatto anche due giorni fa come regioni di fronte al ministro, insomma, alzare anche il livello delle rivendicazioni rispetto al governo per avere un adeguamento della dotazione del Fondo Sanitario Nazionale, perché siamo di fronte a un processo, diciamo, di accelerazione di un fenomeno che ha radici lontane nel tempo, ma che sta accelerando, diciamo, pesantemente. Dall'altra però, siccome siamo soggetti di governo, dobbiamo anche produrre innovazione organizzativa. Ho detto prima che, insomma, la Toscana non sta regredendo come volume di prestazioni, la produttività del sistema è una produttività forte, stiamo crescendo addirittura nonostante le difficoltà di bilancio, le difficoltà nel reperimento del personale. Però il numero delle prescrizioni sta crescendo enormemente rispetto al 2019. Abbiamo prestazioni, le cui prestazioni sono cresciute del 30, del 40, del 50%, ed è chiaro che se non ricostruiamo un equilibrio tra domanda e offerta di prestazioni, il sistema rischia di far fatica a reggere, diciamo, i bisogni dei cittadini, e lì si creano i punti di sofferenza e i punti di disagio. Cambiamo adesso argomento. A Siena è inaugurato un charity shop, Mona Lisa, la nuova apertura grazie al Club Rotary Siena e all'associazione Sesto Senso Onlus, che ha come obiettivo la raccolta fondi a favore delle persone disabili. Si parla di 30-40 ragazzi, si parla oltre famiglie e tutto, giustamente. Si parla di una realtà pienamente condivisa da Rotary, perché il poter portare un contributo alla disabilità per noi è una cosa vincente, e lo programmiamo in tutti i progetti che andiamo a fare. Ha preso vita un nuovo charity shop Mona Lisa, il settimo collocato in Toscana, nel cuore di Siena. La nuova apertura, concretizzatasi grazie al Club Rotary Siena e la partnership dell'associazione Sesto Senso, si pone come obiettivo la raccolta fondi a favore di persone con disabilità. Non è una semplice vendita,
ma a vendere questi prodotti nel negozio ci sono ragazzi e persone anche adulte con disabilità, quindi persone disabili o diversamente abili. E quindi è un modo di inclusione con il quale diamo un'attività lavorativa ai ragazzi, alle persone disabili, che non solo sono lì a vendere negozi, avendo anche uno stipendio regolamentato dalle normative e secondo gli stipendi che sono regolamentati per il terzo settore dalla regione, ma anche vengono fatti anche dei corsi per insegnare arte e mestieri, per fargli fare dei corsi del doposcuola. E comunque è un progetto anche in prospettiva legato al dopo di noi, quindi le famiglie che hanno persone disabili possono in questo modo avere un supporto ulteriore. E quando mi è stato presentato questo progetto, ho contattato alcune associazioni presenti a Siena che si occupano di disabilità. E ho trovato la sensibilità di alcune che manderanno ragazzi e i familiari a gestire il negozio, a essere presenti. In particolare, Sesto Senso, l'associazione Sesto Senso ha preso in mano la situazione e insieme a Rotary per poter gestire e organizzare i turni insieme per stare aperti al pubblico il negozio. Passiamo adesso alla Val d'Elsa, il sentimento popolare, i sapori di una volta. In tanti borghi toscani le sagre e le feste paesane sono un'occasione per tramandare alle nuove generazioni un qualcosa di passato. Stessa cosa vale per la sagra della miseria di Colle Val d'Elsa, il servizio di Simone De Mianturi. Siamo qui in Colle Alta, nel centro storico di Colle Val d'Elsa. È in atto la Sagra della Miseria, che incarna il sentimento popolare di una comunità. Come nasce la Sagra della Miseria? La Sagra della Miseria è nata per una necessità, perché il comitato organizzava la festa di Santa Caterina, però si faceva un preventivo di una trentina e non si aveva una lira in tasca. E allora io tra tutte le cose dissi: se si deve fare qualche soldo, la gente bisogna prenderla per la gola. Nessun piatto gourmet, figuriamoci. La cucina molecolare, la sagra della miseria, che già indica una connotazione ampiamente popolare e da sempre in maniera simpatica è oggetto di ironia oggi anche sui social. Nasce 40 anni fa tra il sacro e il profano e tuttora è segno identitario della comunità di Colle Alta. Grazie a questa festa c'è la possibilità di riesplorare la vera cucina tradizionale toscana, quella delle nonne per intendersi, ed è importante perché rilascia alle nuove generazioni un saper fare popolare in cucina che purtroppo rischia di sparire nelle famiglie, però occasioni di comunità come queste fungono da connessione con il passato. E ora ci sono questi giovani che sanno fare veramente bene e tutto qui. Adesso la nostra pagina sportiva, passiamo al basket, la Menzana. Ancora pochi giorni e poi la società biancoverde tornerà a essere staccata dalla Polisportiva Menzana, anche se il legame resterà forte, come ha ricordato il presidente della Polisportiva, Antonio Saccone. Questione di giorni, poi la Menzana Basketball Academy tornerà ad essere una società autonoma, staccata dalla polisportiva, ma, come ha fatto notare il presidente Antonio Saccone, il legame resterà forte, soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile. Ancora non è ufficiale, ma stiamo facendo le pratiche per andare dal notaio, diciamo, no? Quindi fra pochi giorni ci sarà proprio l'ufficialità e credo sia diciamo, una cosa molto importante perché io vi dico c'è sempre stato molto scetticismo sul fatto di sponsorizzare la polisportiva. Perché a me tante volte mi dicono, ma quei soldi che vengono dati per la polisportiva vengono utilizzati per il basket, vengono utilizzati dalla polisportiva e quindi almeno si leva ogni dubbio, no? Chi sarà in grado di sponsorizzare o di entrare nella società saprà Fa solo basket. che fa solo basket. Ed era questa la nostra ultima notizia. Vi ricordo che a seguire alle 21:30 ci sarà Capitano mio Capitano, questa volta è la volta del capitano della Tartuca Niccolò Rugani, a seguire poi Una vita da Fantino con Antonio
Sanna. È veramente tutto, un saluto dalla redazione di Radio Sena TV.